Le pozzelle, profonde mediamente dai 3 ai 6 metri, erano degli antichi manufatti rurali, ingegnosi ed ecocompatibili, utilizzati per la raccolta delle acque piovane. La loro realizzazione era caratterizzata da una fossa in terreni permeabili, rivestita con pietrame a secco, richiamando la tecnica costruttiva delle pagliare. Le pietre vive venivano disposte in cerchi concentrici a formare circonferenze sempre più piccole e impilate le une sulle altre. Ciò formava una falsa cupola che terminava con un'imboccatura allo stesso livello del piano del calpestio della campagna, chiamata in greco vulcano. L'imboccatura era protetta da un blocco calcareo sul quale veniva poi praticato un foro chiamato vera, che rendeva possibile l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo. Il lago dell'Umurica di Corigliano d'Otranto era un luogo nel quale un tempo la natura incontaminata si presentava nella sua maestosa bellezza. I lacchi sono delle depressioni carsiche scavate nel corso del tempo dallo scorrere delle acque piovane, le quali periodicamente tornano a riempirli temporaneamente, formando dei laghetti naturali che pullulano di nuova vita, sia animale che vegetale.